Ogni anno aumentiamo la quantità delle importazioni perché troviamo eccellenti il design e la tecnologia. Sono oltre 450 i buyers internazionali arrivati in città per la 38esima edizione di Oro Arezzo, la prima targata IEC che ha preso il via da Arezzo Fiere lo scorso 6 maggio. Noi lavoriamo con gioiellerie italiane per tanti anni, per quasi più di 15 anni. Piacciono tantissimo, per il nostro mercato russo è benissimo, perché prezzo e qualità piacciono al nostro mercato. Il buyer apprezza molto il prodotto made in Italy per la qualità. Oltre 650 invece i brand presenti alla fiera aretina, di cui il 94% italiani e circa 400 del distretto orafo aretino, che rappresentano alcune tra le eccellenze produttive dei principali poli orafi italiani. Come organizzazione va andata bene, e come affluenza al nostro stand è andata abbastanza bene. Bisognerà vedere in futuro, prossimi giorni, se si concretizzano gli ordini. Diciamo che non è andata malissimo, visto il momento ci possiamo anche ritenere soddisfatti. Vediamo un po' ora le conferme, perché oggi il mondo gira anche sulla conferma poi dell'ordine. È ancora presto per tirare le somme di questa edizione che si concluderà il prossimo 9 maggio, ma tra gli stand si respira un clima di fiducia ed ottimismo, se ben misurato. C'è attesa infatti per quanto riguarda gli ordinativi, ancora in attesa di conferma. Sarà molto importante subito dopo la fiera fare una riunione con tutti gli operatori, anche perché ovviamente noi abbiamo posto le basi di un cammino che deve essere condiviso con loro. È tornato anche quest'anno l'evento più glamour della manifestazione, il Contest Premier, che per questa edizione, la 27esima, ha scelto come protagonista il bracciale, ovviamente prezioso. 65 le aziende coinvolte nel concorso, provenienti da Arezzo, Vicenza e Napoli, che si sono sfidate in 4 categorie. Tra i vincitori per innovazione e tradizione, il bracciale Nastrino. Nastrino nasce da un concetto di catena. Abbiamo cercato di sciogliere gli anelli e li abbiamo fatti scivolare attorno a un braccio ideale. C'è nato questo nastrino a cui abbiamo dato una rigidità per mantenere la sua fluidità. Il treno della vita invece si è aggiudicato il premio nella categoria gioiello scultura. È un'interpretazione ironica di quelli che sono i ricordi, le memorie dell'adolescenza, quel periodo felice, disimpegnato della vita.